È con grande piacere che abbiamo ai nostri microfoni il presidente della FIPIC, Fernando Zappile. Benvenuto, anzi meglio, bentornato in Sardegna per questa Final Four che vede ai nastri di partenza le quattro migliori formazioni, almeno per la prima parte della stagione, di questo campionato BIC che anno dopo anno continua a crescere dal punto di vista qualitativo. Buongiorno a te, grazie a te chiaramente, buongiorno ai telespettatori. Guarda, io credo che dobbiamo ringraziare noi e la Sardegna, perché è sempre molto disponibile, organizzazione perfetta, le squadre sono contentissime e quella è la cosa più importante. Stiamo vedendo delle partite veramente eccezionali e sono sicuro che pure la finale del primo e secondo posto sarà altrettanto. La finale terzo e quarto altrettanto ci ha dato delle grosse emozioni, quindi come dicevi tu il livello si è alzato, tanti stranieri importanti ma anche tanti nazionali italiani che crescono, e quale migliore sede di una squadra del Porto Torres, a cui vanno i ringraziamenti per aver organizzato ancora una volta per il secondo anno la finale di Coppa Italia, ma anche alla Sassari, alla Dinamo, che è l'unica squadra in Italia che ha Serie A maschile in piedi, Serie A femminile in piedi e Serie A basket in carrozzina, quindi siamo nell'Olimpo. E poco fa nominavamo pure Angelo Vitiera, a cui va un saluto dall'altra parte, sono convinto che lui è felicissimo perché stare in Sardegna è gioire noi di questa grande bellissima regione, ma altrettanto le società. Un grazie a voi. Grazie Presidente per il tempo che ci ha dedicato, naturalmente buon lavoro, e a margine, in chiusura, voglio solo dire che vedremo in campo anche, perché no, dei futuri allenatori. Perché? Perché quando parliamo di un Fabio Raimondi o di un Matteo Cavagnini, insomma, che nonostante l'età anagrafica, che in questo sport realmente non esiste, possono essere da traino effettivo per tutte le nuove generazioni. Beh, a testimonianza di quello che stai dicendo, il nostro coach della nazionale Carlo Di Giusto l'hanno convocato tra i 12 sia Fabio che Matteo Cavagnini. Un futuro lo vedrei anche per Claudio Spano come allenatore, appena decide di smettere. Io spero continui a giocare fin quando ne avrà voglia, però ecco, effettivamente avremo un futuro anche per quanto riguarda queste figure. Grazie Presidente. Grazie a voi, in bocca al lupo e complimenti per il terzo posto. Grazie.